Patris et Filii et Spiritus Sancti. Se la pace non riesce a farsi strada, tanto dipende dalla mancanza di solidarietà e reciproca collaborazione tra i popoli. Benedetto XVI, nel messaggio natalizio Urbi et Orbi, pronunciato dalla Basilica Vaticana a Roma, lancia un appello per la pace. Il suo pensiero va ai paesi dove ci sono guerre e tensioni, a partire dalla Siria. Ancora una volta faccio appello perché cessi lo spargimento di sangue, si facilitino i soccorsi ai profughi e agli sfollati e tramite il dialogo si persegua una soluzione politica al conflitto. Buon Natale a tutti! Il pontefice auspica l'avvio di un negoziato di pace tra israeliani e palestinesi e parla anche dei paesi del Nord Africa in transizione alla ricerca di un nuovo futuro, in particolare dell'Egitto. Pace anche nel Mali e in Nigeria, dove efferrati attentati terroristici continuano a mietere vittime, in particolare tra i cristiani. Dopo il messaggio Urbi et Orbi, Benedetto XVI ha inviato ai fedeli i suoi auguri di Buon Natale in 65 lingue. La verità è germogliata dalla terra, recita il messaggio di conclusione in latino, scelto da un verso dei Salmi.